Il 9 di luglio del 2006 è Olympic Stadium di Berlino e Italia fra? No. No. Nope. No. Vabbè, sempre 9 luglio è sempre, ma è 2023. Siamo al post Gran Premio di Gran Bretagna e siamo sempre qui per questa nuova puntata di Parco Chiuso. Ma prima di iniziare, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi i nostri appuntamenti sportivi, perché anche questa settimana sarà importante. Non c'è la Formula 1 questo weekend che arriverà, ma ci sarà l'importante double header di Formula E da Roma e soprattutto a IndyCar da Toronto, che quindi ci farà divertire parecchio. È commentato il mio CEO, il mio Triple H, il mio Casta. Ma buonasera, ma naturalmente presento anche la Ladies and Gentlemen di Wendy Holly, The Legend Killer, The Chairman of the Board, The Commissioner, Alan Socco. Eccoci qua, ragazzi. Arriviamo a commentare questo Gran Premio di Gran Bretagna vinto Verstappen. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao. Ciao a tutti, ciao a tutti, sì. Ah, sì, vabbè. No, perché come verrebbe da dire, già quando poi senti giovedì la conferenza stampa dei team principal e sentiva Sir dire ma non è proprio il circuito adatto a noi, noi saremmo più forti in circuiti come Hungaroring e Singapore, quindi tutti gli altri farete cagare, mi state dicendo questo? Prepariamoci, tanto ormai siamo abituati, cioè abbiamo fatto il tarlo negli ultimi 2 anni. Va bene, basta dirlo, ragazzi, basta dirlo, cioè poi vabbè, se già fate cagare, in più ci mettete anche una strategia fatta con i piedi, io vorrei anche dire perché fate una cosa simile. Ma andiamo con ordine, andiamo con ordine. Io quindi direi, caro Casta, di iniziare con dare l'ordine di arrivo. Tanto per cambiare, ha vinto Verstappen, che si prende anche il giro veloce, giusto che è giusto esatto. Così. Il Gran Premio degli altri lo vince un redivivo Lando Norris, una grande McLaren, che gli ha dato il filo da torcere, anche andato in testa con una partenza ottima. Poi Hamilton in terza posizione, Piastri, miglior risultato della carriera. Russell, Perez, grande rimonta alla sua. Alonso, Albon, Leclerc e Sainz, i primi 10. Poi Sargeant ai piedi della zona punti. Bottas, Hülkenberg, Stroll, che è stato penalizzato. Zhou, Tsunoda e De Vries. Fuori le due Alpine insieme a Magnussen. Vabbè, classifica dei piloti, manco a dirlo, Verstappen piano piano va avanti così, lo vince. Beh, forse in Olanda no, perché comunque Perez ha 156 punti, ne ha solo 99 di distacco, ma giusto un attimo. Alonso è terzo, 137, 121 per Hamilton, 83 Sainz, 82 Russell, 74 Leclerc, rendetevi conto, è settimo. La prima guida Ferrari è settima. Poi Stroll, Norris che fa due balzi in avanti, Ocon, Piastri, Gasly, Albon, Hülkenberg, Bottas, Zhou, Tsunoda, Magnussen, con Sargeant e De Vries ancora a quota zero. Classifica dei costruttori, vabbè, la Red Bull ormai ha doppiato la Mercedes, 411 a 203, 181 per Aston Martin, 157 per Ferrari, 59 McLaren, 47 per l'Alpine, 11 per Williams e Haas, 9 per Alfa Romeo, 2 Alfa Tauri. Allora, Casta, che gara è stata quella di oggi? Ah, perché è stata una gara. Allora. Sì. No, vabbè, lo dico perché naturalmente la morte e le tasse Verstappen che vince. Abbiamo avuto quantomeno un'illusione in questo Gran Premio, ovvero sia le McLaren che sono riuscite a dare filo da torcere, almeno al primo giro, perché parliamoci chiaro, Norris a un certo punto era primo di fronte a Verstappen e gli stava veramente dando del filo da torcere. Poi la macchina dell'olandese si è fatta sentire ancora una volta e sono riusciti a, come si dice, sono riusciti a dominare come il loro solito, ormai si aspetta solo l'ufficialità in Olanda per chiudere questo mondiale stradominato da Max Verstappen, che raggiunge anche il record di vittorie in una sola stagione, ben 11. Vedremo se ci sarà il sorpasso nella prossima tappa.
Per quanto riguarda le altre macchine, come ho detto, buona prestazione da parte delle McLaren, che già in Austria avevano fatto vedere qualcosa di buono. Norris e Piastri sono arrivati rispettivamente secondi e quarti. Io mi ricordo che quando c'è stato il Gran Premio del Canada avevamo parlato di una McLaren abbastanza al di sotto delle aspettative, con Alpine che se la rideva amabilmente di fronte alla situazione di Piastri. E invece con i nuovi aggiornamenti la macchina del team principal Andrea Sella ha fatto veramente un salto di qualità molto importante. Terzo in classifica Lewis Hamilton, che naturalmente si è un po' gasato e ha trovato la tattica giusta per mettersi in mezzo alle McLaren. Era nel Gran Premio di casa, ha offerto forse la miglior prestazione stagionale. Ottima la gara anche di George Russell, una buonissima prestazione da parte sua. C'è stato un periodo in cui è andato velocissimo e diciamo si è allontanato molto dalle due Ferrari, ma di quello ne parleremo dopo. Stesso Checo Perez, nonostante le varie vicende che sono successe alle qualifiche, arriva comunque al stesso posto. Settimo Alonso con l'Aston Martin, Aston Martin che rispetto a inizio stagione sembra un po' appannata, però comunque riesce a prendere punti. Ottavo Albon, altra rivelazione sono le Williams, che partivano da fanalino di coda all'inizio di questo mondiale, adesso stanno trovando dei piazzamenti molto molto interessanti. E poi c'è la Ferrari. Esatto, Ferrari, ma anche tutto i motorizzati Ferrari, visto che comunque Bottas ha avuto problemi in qualifica, Leclerc ha avuto problemi nella seconda sessione di libere. Qui in gara è andato a fuoco il motore di Magnussen, Silverstone a Mara 12 mesi dopo l'ultima vittoria targata Carlos Sainz. Esatto. Ci mettiamo anche una strategia fatta veramente con i piedi, perché se in Austria l'hanno azzeccata e hanno fatto delle buone prestazioni, qui no. Tutto quello che potevi sbagliare l'hai sbagliato, e la cosa brutta è che hai veramente fatto degli errori, ma anche da principianti, cioè c'è la safety car poco prima della... perché gli hai messo le gomme medie? Esatto. E ancora prima perché hai messo le gomme hard? Perché hai fermato Leclerc al 20° giro, che a parte Hülkenberg, che per un contatto all'inizio non si era fermato ancora nessuno? Cioè dici, vabbè, fai l'undercut, lo fai andare più lontano, più veloce possibile, più lungo possibile, poi gli monti le rosse e almeno per il finale di gara ha una gomma fresca. No! È rimasto bloccato nella decima posizione fino alla fine, praticamente. Cioè, non riuscivi, vabbè, fino al pit stop anche agevolmente teneva dietro comunque Russell, che aveva le gomme soft e con DRS aperto non si avvicinava alla Ferrari, quindi velocità anche in curva ne aveva. Esatto. Quindi qualche cosa di buono la Ferrari l'ha fatto anche vedere. Nuovo fondo, nuove pance, qualcosa di buono la Ferrari sta anche portando. Il problema a questo punto è che comunque c'è qualcosa che non va al muretto, perché addirittura Sainz che si apre via radio e dice: ho dimenticato qual è il piano B. Carlos, seriamente? Esatto. Cioè, per carità, può succedere, sì, può però succedere, però rischia. In una situazione così difficile, con un errore del genere, non passa per niente inosservato, anzi cresce ancora di più per quanto riguarda la sua gravità. Esatto, ma io chiederei all'esperto di tattiche, il nostro Giorgio Piola, il nostro esperto di tattiche, il dottor Buttazzoni. No, adesso, Cristian, noi ridiamo, perché si ride per non piangere, da questo punto di vista, però è veramente grave il fatto che comunque Sainz si apra via radio e venga a dire: non mi ricordo qual è il piano B. Cioè, allora, Carlos, facciamo il piano B. Piano B? Ricky, scusa, qual è il piano B? Cioè, ci rendiamo conto? Sì,
sembra proprio un'armata Brancaleone, o sembra proprio che Sainz abbia un piede fuori dalla fossa. Ma il problema sai cos'è? Che però vedi, guardiamo i risultati, Sainz però tra Leclerc è più avanti in classifica, Sainz è quinto, Leclerc è settimo. Cioè, Sainz è più regolare, va più a fare i spenti, verrebbe da dire, ed è più regolare rispetto a Leclerc. Cioè, il famoso messia, il famoso predestinato, sì, però ricordiamoci l'anno scorso quando vinse Sainz, Leclerc fece i capricci e ha fatto il giro del mondo. Binotto vi ha dovuto fare così col dito. Cioè. Sì, sì, no, beh... Questo sappiamo che tra i due, diciamo la verità, tra i due non corre buon sangue, e questo è sembra ma che non sia così, ma in realtà è così. I due non si sopportano, non si sopportano, si sono già creati i clan, tra virgolette, all'interno della Ferrari, per cui alla fine quello sgarbo che si è consumato l'anno scorso è stata la punta dell'iceberg, è stata la punta dell'iceberg. Dietro si sa che tra i due non correva buon sangue già dall'inizio, considerazione anche legata agli sponsor e tutta una serie di cose che ormai sappiamo. Il fatto è che purtroppo o per fortuna Sainz ha già le spalle larghe da questo punto di vista, anche perché ha avuto un altro compagno di squadra particolarmente ingombrante, come ben sappiamo, e risponde al nome di Max Verstappen. Esatto. Al quale una volta, del quale Sainz si ricorda ancora il famoso team radio, nel quale veniva chiesto a Verstappen di farlo passare, e Verstappen gli ha detto chiaramente no. No. Se vuole mi sorpassa in pista. Ecco. Per cui, voglio dire, Sainz da questo punto di vista sa che deve avere a che fare con dei mastini. Per cui è passato Verstappen, adesso passa anche Leclerc. C'è poco da dire, poco da fare. Fatto è che per come si sta mettendo la situazione all'interno della Ferrari, questo significherebbe per Sainz un quasi sicuro appiedamento al termine della stagione. Perché ci sono tutta una serie di elementi che vanno nella direzione di creare una squadra immagine e somiglianza di Leclerc. Primo, chi metti? Giovinazzi? Chi metti? Forse anche sì. Schwarzman, che due anni forse che anche sì, forse anche sì, forse anche Giovinazzi, forse comunque qualcuno che non rompe le scatole. Comunque perché Schumacher lo hai appiedato, l'hai defenestrato mandandogli Mercedes. Infatti, ha ragion veduta, viene da dire, esatto. Considerati quelli che sono stati i risultati, ha ragion veduta, viene da dire. Per cui sì, vuoi o non vuoi sta cosa, diciamo che tutti i figli d'arte, perché lui, non dimentichiamoci che è un figlio d'arte, anche lo stesso Sainz. Suo papà ha una leggenda del rally. Ecco, però tutti i figli d'arte un po' soffrono questo peso del nome che porta. Ma sai, tranne Max Verstappen, che vabbè, Sainz, beh, certo, ma anche Magnussen per certi versi, perché comunque Ian, un buon pilota, ma è stato insomma un pilota mediocre. Anche lo stesso Verstappen è stato un pilota, vabbè, compagno di squadra di Schumacher, ma niente di più. Sì, Joss, vabbè, è finito anche in team minori abbastanza presto. Esatto, non è anche capace. Perché aveva un'altra passione, come ben sappiamo. Come lo sa anche l'ex moglie. Soprattutto. Sì, però, ripeto,
a livello di guida, diciamo che è il figlio che ha superato il padre in questo caso. Sì. Però non dimentichiamoci di quello che è stato il Max Verstappen delle origini. Perché il fatto, vabbè, di portare il cognome che porta, ma quello com'è che è diventato il pilota che ha vinto tutto all'interno del mondo dei carri? Lo è diventato perché aveva un istruttore abbastanza arcigno, guarda caso suo padre. Tutti si ricordano le famose pedate nel culo, proprio nel vero senso della parola, rifilate dal padre al figlio. Perché era arrivato secondo, perché era arrivato secondo in una gara. Ecco. Sappiamo che, vabbè, lì c'era il tendone della CRG e c'era il tendone di Verstappen. Lì Verstappen faceva strada a sé, punto, all'interno di un team che aveva comunque fior fior di campioni, Però lui era lui, e lì suo padre se lo trattava come voleva lui. Quindi gli avevano anche concesso, però ripeto, tornando, comunque qui si è trattato di un caso, come ce ne sono stati, basti pensare a Villeneuve, dei figli che hanno superato i padri. Ma Sainz, diciamo che fa un po' storia a sé, perché suo padre è stato, come detto, campionissimo nei rally e lui è andato in Formula 1. Diciamo che Sainz ha avuto le spalle larghe da questo punto di vista, del fatto di avere compagni scomodi. Ripeto, ha avuto Verstappen che non gliele mandava a dire anche all'interno del box. Per cui sì, lui ha preso, ha fatto quello che doveva fare, ha fatto il suo compito, poi ha preso altre strade. Tant'è vero che poi è andato in Ferrari, e per cui vuoi o non vuoi, ha fatto un po' quello che ha preso un po' altre strade, perché comunque si era sentito in dovere comunque di farle, ecco. E lui l'ho fatto. È ovvio che adesso all'interno della Ferrari si erano un po' create queste due anime, quella francese e quella spagnola, per cui adesso sembra che prevalga quella francese di Leclerc, e le male lingue tante volte dicono che a Sainz sabotano le gare quasi di proposito, però sì, comunque lui il risultato lo porta a casa e comunque lui è davanti in classifica a Leclerc. Per cui sì, puoi sabotare quello che vuoi, ma alla fine i risultati sembra che siano dalla parte di Sainz in questo momento. Poi sai, ci può stare tutto, la stagione non è ancora finita, probabilmente siamo appena alla prima metà, quindi può veramente ancora accadere di tutto. Per cui qui siamo aperti a qualsiasi ipotesi su quello che sarà anche il futuro della stessa Ferrari. Perché a un certo punto anche Vasseur dovrà fare un po' i conti con quelli che sono i risultati di Sainz, oltre che quelli di Leclerc, ovviamente. E anche perché Vasseur, mi pare uno che se deve tagliare qualcuno lo fa senza troppi fastidi. Sì. Sì, però il punto è, lui taglia, perché ha tagliato Rueda, ha tagliato Sanchez, guarda caso due che stavano all'interno del clan di Sainz, alla fine, però i risultati sono quelli. E qualcuno potrebbe pensare che Sebastian Vettel si sta ancora aspettando delle risposte.
Sì. Sta ancora aspettando le risposte. È stato vedo un po' dura, via. Sinceramente. Com'è? La vedo un po' dura, cioè che non sia sparito per poi via. Prendersi una macchina l'anno prossimo, però boh. No, no, vabbè, la macchina l'anno prossimo va bene, però quantomeno aspettare delle risposte per quello che è stato il trattamento ricevuto. Ah, ok. Visti anche poi quelli che sono stati i risultati successivi, diciamo che si aspetta ancora delle risposte. Lui. Ma io penso che secondo me Vettel, se è vera la girandola di piloti, perché ancora il mercato non si è mosso, e penso che adesso abbiamo un mese talmente pieno, a parte domenica prossima dove c'è la pausa di Formula 1, ma comunque abbiamo detto c'è la Formula E, c'è la IndyCar, le prossime due settimane poi sono Ungheria e Spa con tanto di sprint race. Penso che comunque ad agosto avremo qualche notizia, se non dopo Monza addirittura, perché ormai adesso il mercato piloti si fa tra agosto e dopo Monza. Beh, io non mi stupirei di vedere Hamilton, se è vero che Hamilton va in Ferrari, Vettel in Mercedes. Perché comunque la Mercedes si è resa conto che De Vries non sta andando bene, che sta prendendo regolarmente da Tsunoda, con dovuto rispetto per Tsunoda, che non è un fulmine di guerra. Casta, non so cosa ne pensi. Bah, sinceramente ancora una situazione in divenire per quanto riguarda il mercato piloti, perché comunque siamo ancora nella prima metà di stagione, come hai detto te. Ci saranno tante gare, quindi ancora bisognerà vedere la situazione. Sicuramente potranno essere tirate delle somme molto importanti. Più che altro nell'ultimo periodo ho visto anche un po' di problematica all'interno della Ferrari, specialmente per alcune dichiarazioni uscite che, secondo i più maligni, sarebbero uscite dall'entourage di Sainz. Poi per il resto, non so, vedremo un po' cosa succederà. Adesso abbiamo questa serie di gare, il dopo sarà molto interessante per vedere quali saranno i cambiamenti, perché comunque ci potrebbero essere dei cambiamenti molto interessanti, cioè ho detto anche la questione Ferrari, però come hai detto te, questione Alfa Tauri, questione anche Williams, questione tra virgolette Aston Martin, perché fondamentalmente Stroll sta facendo la figura del secondo pilota di fronte ad Alonso. Quindi Stroll non solo sta facendo la figura del secondo pilota, che sta prendendo anche selvaggiamente da Alonso. Esatto, molto probabilmente rimarrà, perché sappiamo che il papà tiene le azioni dell'Aston Martin, però io due domande su di lui me le farei, e non poco, sinceramente. Il discorso è quello lì. Allora, poi teniamo presente anche una cosa, che adesso McLaren ha due piloti molto giovani e molto veloci. Piastri adesso sta cominciando a capirci qualcosa. Esatto. Perché comunque Piastri è stato anche fermo un anno con tutto quello che ne è scaturito. Però va detto come ora, c'è anche un discorso che dall'altra parte dell'oceano hai due piloti che vanno molto molto forte. Uno è Palou e l'altro è Howard. Howard che attualmente in testa campionato IndyCar. Sì. E hai sempre un Daniel Ricciardo che è in ottica Red Bull, però è chiaro che è spendibile. Perché il vero problema, perché se alla Ferrari c'è un problema Sainz, o un problema, io più che altro direi un problema Leclerc, in Red Bull c'è un problema Perez. Siamo così sicuri che... penso che a fine stagione ci arrivi, sì, salvo disastri, ma che venga confermato per l'anno prossimo. Certo, dalla sua che ha dei buoni avvocati, e Stroll ne sa qualcosa.
Cristian, potrebbe... Vai, vai. Sì. Dicevo Cristian il suo pensiero. Sì, sì. No, vabbè, diciamo che da questo punto di vista Stroll, vabbè, è il figlio del padrone della baracca, va bene, però continua a prendere a destra manca, le ha prese da Vettel, le ha prese da Alonso, le ha prese da Perez anni fa, cioè, vabbè, continua a fare la figura del cioccolataio. Beh, ha rischiato di prendere da Sirotkin, se ci ricordiamo. Appunto, per cui sai, alla fine è anche, diventa anche inguardabile lui, Lui diventa anche inguardabile, perché insomma è una cosa abbastanza... Boh, non so come qualificarla, perché sì, lui, ripeto, quando correva con la Williams, quegli anni che la Williams appunto era appunto motorizzata Mercedes, aveva gli sponsor della Martini, tutto quello che vuoi, a quel punto sì, effettivamente, che era il compagno di squadra di Massa, a quel punto sì, i suoi risultati li ha portati a casa ed è stato anche bravo, tocca dire la verità, qualche risultato qua e là ogni tanto se l'è portato a casa anche dopo, però di certo non puoi pensare di competere con, ripeto, se non sei stato in grado di competere con Perez, come puoi pensare di competere ad armi pari con gente come Alonso e Vettel? E già qui ci dovremmo fare non due ma cinque domande. E poi, come detto, probabilmente anche per quello che è la gestione della scuderia, un personaggio come lui che adesso comincia effettivamente a mostrare dei segni di insofferenza, perché i suoi errori probabilmente manifestano questa insofferenza, il fatto che vada fuori, si becchi le bandiere bianconere, il fatto che faccia delle manovre non proprio lecite, probabilmente sono il segno che lui sta soffrendo il peso di avere un compagno di squadra ingombrante, anzi molto ingombrante come Fernando Alonso. E quindi sai, Alonso non ha perso lo smalto, anzi, nonostante abbia quasi 42 anni, è più pimpante di prima. Ogni anno sembra che tiri fuori qualcosa di nuovo. Sì. È incredibile. Ogni anno sembra che veramente tiri fuori qualcosa di nuovo. Aveva addirittura annunciato l'addio alle corse e poi è tornato accettando l'offerta dell'Alpine, della Renault, e poi fa la manovra che conosciamo, perché l'Alpine aveva annunciato praticamente Piastri, così poi si sono fregati con le loro mani. Esatto. A quel punto invece è andato in Aston Martin e le sta suonando a Stroll, cioè i risultati sono lì. E peggio di tutto è che l'Alpine, che sembrava, no, aveva questa nuova squadra tutta francese con Gasly e Ocon, invece sta soccombendo sotto il confronto con l'Aston Martin, anzi sotto il confronto con Alonso, perché alla fine è lui quello che sta portando a casa la pagnotta. Sì, vabbè, quello che preoccupa è Perez. Ma secondo io ho la sensazione che a Perez qualcuno stia rovinando il campionato. Perché Perez è già la quinta volta, contando anche la sprint race, che addirittura non va in Q2. Cioè, ragazzi, questo è in mano un'astronave e non va in Q2. Poi recupera in gara. Perché è in mano un'astronave. Com'è? Perché è in mano un'astronave.
Beh, sai, facevamo questi discorsi gli anni in cui Hamilton vinceva con la Mercedes. Puoi avere un'astronave quanto vuoi, ma devi saperla portare. Certo. Quando c'erano appunto le due Mercedes, vedevi la differenza tra Hamilton e Bottas. Certo. Era evidente. E qui è un po' la stessa cosa, però secondo me qui è scattato qualcosa all'interno del Sì, perché Perez team. dopo la vittoria di Baku praticamente si è perso. Ma no, è sempre rimasto lì, perché comunque, sai, i risultati l'hanno sempre, però accidenti, cioè in qualifica le prendi e le prendi di brutto. In gara sei costretto a fare delle rimonte fotoniche perché comunque la macchina lui la porta a casa e la porta a punti e se non addirittura la porta a podio. Se non addirittura la porta a podio. Quindi, sai, comunque lui ha la possibilità di arrivare a sì, di comunque ha la possibilità di arrivare al risultato, no? Perché comunque ha il mezzo che si ritrova. Però, accidenti, il fatto di partire dalla 18esima, 19esima, 20esima posizione, sì, accidenti, ti dà il segno che probabilmente c'è qualcosa che non va. Perché può essere che effettivamente io ho fatto questa analisi cattiva. Può essere che secondo me qualcuno all'interno del team lo stia un po' sabotando, Ma a favore di chi? No, eh? Di Verstappen, ovviamente. ma dici fai fuori Perez e chi metti? Prendi Ricciardo? Eh sì. Eh sì. Eh sì. Metti Ricciardo. Assolutamente sì. Fatto è che anche perché poi se metti Ricciardo ricreeresti la stessa condizione che hai creato fino a 3 anni fa, 4 anni fa. E quello è il problema. Certo, Ricciardo è tornato un po' con la coda tra le gambe, va detto. Ma forse sì, forse no. Secondo me non aspettavano altro. Dovevano tirar fuori un pilota di peso per mettergli il pepe nel culo a Perez. Beh, sì, Perez adesso è in una condizione abbastanza complicata. Perché comunque è sotto gli occhi di tutti, hai dei risultati che non arrivano, è vero, tu fai recuperi, fai quello che vuoi, però ti può andare bene una volta. Diciamo che da Monaco in poi Perez ha un po' perso la bussola. E il discorso, perché poi sentendo anche Marco dire, ma Albon purtroppo è troppo legato a Williams, sì. Però Albon, quando aveva l'occasione, l'ha defenestrato, tanti in Red Bull gli si è data troppo presto l'occasione e gli hai defenestrati e poi te ne sei quasi pentito. Vedi Gasly, vedi Albon, vedi anche Kvyat. Non ce n'è stato più. Cioè, quindi è quello un po' il problema. Sì, Kvyat è stato richiamato dopo l'anno la terza guida in Ferrari. Fare un altro nome. Con Hartley, perché anche Hartley a un certo Guarda punto. caso, era in Red Bull. Sì, beh, Hartley ha fatto solo Toro Rosso, però comunque è arrivato lì, poi è stato defenestrato, la Ferrari se l'è preso. E oggi era alla 6 ore di Monza che è arrivato comunque quarto assoluto con l'altra Toyota, quella che sta comandando il campionato. Mentre la Ferrari ha fatto secondo con la Ferrari sbagliata, vero, quella di fuoco. Perché Giovinazzi è andato fuori dal podio. Comunque,
Tornando alla... Lì sembra che la Ferrari ragioni più con una logica di squadra, perché tanto alla fine o arriva una o arriva l'altra. Vuoi o non vuoi? Sì. Beh, dato il primo anno che ritornava in pianta stabile, ci sta. O una o l'altra, perché anche lì, cioè il fatto che abbiano vinto la 24 ore di Le Mans, non ha vinto la squadra, l'equipaggio che era andato in pole position, no, ha vinto l'altra. Esatto. Ha vinto Giovinazzi e poi alla fine oggi, diciamo, secondo è arrivata l'altra Ferrari, vale a dire quella di fuoco. Però sì, alla fine diciamo che anche lì comunque sono risultati che vanno bene, anche perché poi la vittoria di Le Mans ha accorciato le distanze con la Toyota, no? Poi vabbè, oggi ha vinto di nuovo la Toyota. Però anche la Toyota sbagliata, ha vinto la numero 7 e non la numero 8. Però sai, anche lì comunque, gli può andare bene per il campionato. Beh, quello sì. Questo sicuramente gli può andare bene per il campionato. Però ecco, lì forse riesci a ragionare un po' più con una logica di squadra. In Formula 1 invece è una cosa completamente diversa, no? Perché comunque devi anche ragionare nell'ottica del singolo. Quello è vero. E qui il problema qual è? Che adesso andando a vedere anche la classifica piloti, adesso Perez deve guardarsi le spalle. Eh sì. Perché è vero che gli altri alla fine, cioè che Verstappen ormai ha praticamente il titolo in tasca, perché comunque ha 99 punti di vantaggio su Perez, ormai può fare quello che vuole. Beh, quello no? Sì. Invece Perez deve guardarsi le spalle, perché Alonso è lì dietro. Alonso lì dietro a 19 punti, non sono tantissimi, anzi sono molto pochi. Quando si pensava che appunto la Red Bull in questo caso dovesse dominare senza problemi, guarda un po', adesso sembra che invece la Red Bull, cioè una delle due Red Bull, debba guardarsi le spalle dal resto della concorrenza. Sì. È proprio così piacevole, ecco, per Perez, ecco. Anche perché adesso guardavo così il giro veloce di Perez ha praticamente 7 decimi da quello di Verstappen, certo. Ma non è poco. E davanti, guarda caso, ci sono le due McLaren e Hamilton in questa classifica. Quello no, assolutamente. Va bene, allora. Come detto, c'era poco da dire sulla gara di oggi, ma in settimana è uscito anche il nuovo calendario del campionato. Eccolo qua. Pensavo il calendario di Max, vabbè, lasciamo stare. No, Max, ormai quello con le donnine. Quello con le donnine è l'avvenenza. Ecco qua il calendario, 24 gare. Due gare le avremo, a parte Las Vegas, al sabato, ovvero il Bahrain e l'Arabia Saudita, in quanto in quel periodo ci sarà il Ramadan. Ecco, balza all'occhio subito una cosa. Torna alla Cina, forse. Si sbarca in Europa alle 19 di maggio, tardissimo, con Imola, che è stata portata in avanti rispetto a quest'anno. La Indy 500, quindi Monaco, il 26 di maggio. E la cosa più importante che mi viene da dire è che per una volta abbiano usato un criterio di prossimità. Casta.
Sì, rispetto al calendario dell'anno scorso, anzi di quest'anno, che è abbastanza pieno, qui hanno usato un minimo di buonsenso da questo punto di vista. Ci sono delle novità molto interessanti, come ad esempio il Giappone che sarà la quarta tappa, Giappone che di solito era sempre tra le ultime tappe del mondiale, una cosa un po' particolare, vedremo anche col tempo. Poi per il resto l'impressione è che almeno col 2024 abbiano tolto più roba possibile, ecco, non abbiano caricato troppa roba come quest'anno. No, più che altro perché ne vediamo, allora ci sono tre gare, a parte che si inizia a febbraio, con il 29 febbraio, perché vabbè, giovedì, venerdì e sabato, quindi tre gare in marzo, tre in aprile. Anzi, due in aprile, ne abbiamo poi tre in maggio, tre in giugno, meno male, almeno tre alla volta, tranne, vabbè, ancora Spa al 28 di luglio, l'Olanda che sarà il 25 di agosto, Monza il 31, anzi l'1 settembre, Baku che arriva a metà settembre, sarà interessante vederne il clima, e poi vabbè si va in Asia con Singapore, Austin in Messico, Las Vegas terz'ultima gara, vabbè, il Qatar che rimane confermato. Avremo due belle gare alla fine, eh. Incognita Las Vegas non lo sappiamo, però abbiamo Los Island e Abu Dhabi che wow, eh, vero Christian? Sì, meraviglia, delle meraviglie. Vabbè, mamma mia. Cioè, no, vabbè, Abu Dhabi ormai lo conosciamo. Sì, ma anche Los Island nel 2021 non è che abbia brillato per meraviglia. Vabbè, è relativo. È tutto abbastanza relativo, ecco. Vediamo se lo faranno in notturna come la MotoGP. Ma può essere tutto. Può essere tutto. Diciamo che poi la Formula 1 e la MotoGP si stanno scimmiottando a vicenda, Sì, basta vedere la sprint race. E appunto. Beh, oggi ci sarebbe dovuto essere... Oggi ci doveva essere il Gran Premio del Kazakistan, ma è stato cancellato, quindi la MotoGP la vedremo tra un mese. Ed è ferma da giugno. Non vedo errori in tutto ciò. No, no, neanche io. Ai ai ai, al peggio non c'è mai fine, come dico. No, però comunque va detta una cosa. Per una volta me l'hanno usato criteri abbastanza intelligenti. Il pensiero mio sul fatto che vogliono mettere su Suzuka la quarta gara è per sperare di evitare i monsoni, la pioggia, che di solito c'è a ottobre, con i tifoni che spesso e volentieri ci sono a ottobre. E poi, se non sbaglio, quel giorno lì, Casta, sì, dovrebbe anche essere il 7 di aprile, nel weekend di WrestleMania. Bene. Così. Vado a controllare per essere certi, così. Tu lo sai, vero Casta, che se dovesse essere una roba del genere, cosa ci aspetta? Sì? Allora, WrestleMania sarebbe il 6 aprile e il 7. Appunto! Sia WrestleMania che la Formula 1, ok. Io voglio la sprint race a Suzuka. Io voglio la sprint race. Allora, non c'è mai fine. Cioè, nel senso, spieghiamo bene, WrestleMania va in onda in notturna, ecco. Contando che WrestleMania di solito finisce verso le 6, il Gran Premio verso che ora dovrebbe iniziare? 7. Esatto. 7. Casta, sì. Io farei il drittone. A suo punto... tanto per tanto maratona sì, che sai Casta che vuol dire, arrivi il sabato, vabbè, sera, voi siete matti, arrivi il sabato sera bello carburato, ti fai WrestleMania, ti fai Gran Premio del Giappone, poi sei morto, perché vabbè, e oggi esatto, per pure la seconda serata di WrestleMania, perfetto. Magari
magari iniziando anche prima con SmackDown, prima è fantastico. È tutto meraviglioso. È tutto regolare fino a questo momento. Appunto, proprio. No, allora, facciamo così, giochiamo un po'. Ipotizziamo 6 sprint race, come quest'anno. Allora, mettiamo un po' di bandierine. Allora, io la voglio a Suzuka. Poi a Red Bull Ring la mettono, perché tanto finché c'è la Red Bull che va, la metteranno in Austria. In Belgio, come quest'anno, secondo me. Però se le fanno girare... Guarda, ti dirò, Giappone, Austria, io ho la paura fottuta, Singapore. Poi la fai in Messico e la fai un'altra volta. Sai che potrebbero avere il coraggio di fare la sprint race ad Abu Dhabi? Sì, beh. Sarebbe molto molto divertente. Oh, ma ci può anche stare in prima serata per loro, quindi. Sì, beh, non sarebbe una cattiva idea. Alla fine, se guardi il lato business, lo farebbero senza fin troppi problemi. Metti che magari la utilizzino come jolly, l'ultima, in base all'andamento del mondiale. Ma c'è un problema di fondo. Il problema di fondo è che comunque tu vendi un prodotto con tot gare, saltarla non ha senso. Vabbè, è una cacata comunque, se vai a pensare. È una cacata, siamo d'accordo, tu se la fai ad Abu Dhabi. No, è una cacata comunque, perché il discorso qual è? Che comunque, vabbè, tu ok, devi fare tutti i passaggi possibili e immaginabili, per cui devi avere già tutto praticamente pronto, no? Prima, devi avere già il calendario fatto prima. Però il fatto è che comunque non puoi, hai già avuto la dimostrazione quest'anno che poi che cambi le cose in corsa. Ah sì. Il format quest'anno l'hai cambiato in corsa. Sì. Perché mi hai messo dentro 2 sessioni di qualifica più la gara e la sprint race. Cioè, quello è una sì. Cosa effettivamente che ancora del tutto non si è capita, perché abbiano fatto questa rivoluzione durante la stagione, perché poi non è che l'hanno fatta prima dell'inizio, no, l'hanno fatta adesso. Sì, il Consiglio Mondiale il 24 di aprile ha dato il via libera alla modifica della sprint race shootout, con l'introduzione proprio di praticamente quando c'è sprint race il sabato è un giorno a sé. Lo vedremo a fine mese a Spa nuovamente. Abbiamo visto settimana scorsa, lo rivedremo a Spa. Sì, sì. Cioè, è un giorno a sé stante. Ma capisci che hai fatto una cosa molto strana, molto incomprensibile. Perché, cioè, va bene tutto. Hai fatto la sprint race, ok, ma la qualifica, lasciala così com'è. Non andare a mettere all'interno di quello che è già un format complicato come quello della sprint race, aggiungersi anche una sessione di qualifica aggiuntiva. Sì. Cioè, è un casino, diventa un casino indecifrabile. Perché poi qual è la griglia di partenza? Buona domanda. Beh, perché ormai, allora, da una parte, che è lo stesso discorso che hanno fatto in MotoGP. Cioè, fai una qualifica per la sprint race e una qualifica per la gara. Va bene, ci può stare. Però è un po' un ragionamento che lascia il tempo che trova. Esatto. Cioè, allora, vuoi inventare le gare? Va bene, ci sta. Hai preso un po' in prestito dalla
comunque dalle gare in cui si fanno più manche, quindi un po' dalla Formula 2, un po' il format della Superbike, e lo stai mettendo insieme per rendere comunque le gare un pochettino più interessanti. E poi ti trovi con questa tipologia di... Cioè, il problema, sai cos'è, nell'idea di domenicali è fare tutte le gare come la MotoGP con sprint race. Cioè, vuol dire prendere il mondiale di Formula 1, farlo diventare un mondiale NASCAR, visto che la NASCAR fa 48 gare. Sì, sì. Cioè, anche il più inguaribile dei tifosi e degli appassionati gli verrebbe a uffa, come si dice in questi casi. Soprattutto se su 48 gare te ne vince 45 la Mercedes, che sia la Red Bull, che sia la Mercedes, che sia la Ferrari. Alla faccia della riduzione dei costi, perché chiaramente se adesso hai aggiunto una power unit, perché hai fatto le sprint race, ne messe 6, cosa facciamo? Mettiamo 8 power unit? 5 power unit? Sì, facciamo il tempo che trova alla fine. Sì, sono regolamenti scritti un po' così. Vabbè. Cioè, stai rincorrendo lo spettacolo a tutti i costi, con il rischio di che la toppa sia peggiore del buco. Casta, non so te dove collocheresti le tue sprint race. Ma io sinceramente... Già mi sembra un gran casino oggi, figurati se dovessi piazzarle. Le piazzerei inizialmente nei quelli più famosi, nel senso, ad esempio Imola, Monaco non servirebbe a sto punto, perché alla fine sarebbe una sprint race abbastanza noiosa, Spa tipo, però le ridurrei al midollo, anche per provare a sperimentare nuove versioni, perché quest'anno adesso è cambiato la cosa in corsa. Però serve qualcosa per... Secondo me deve ancora migliorare, secondo me, come roba. Perché ok che stanno succedendo cose, però fondamentalmente c'è sempre la paura che di rompere la macchina a un certo punto. Perché alla fine, ok, cerchi di salire per il punteggio, per avere più punti nella classifica piloti, però poi c'è sempre la paura che ci sia uno scontro durante un sorpasso e la macchina te la giochi per la gara, ecco. Beh, è lo stesso discorso della qualifica, però il discorso è che sai che la mia paura invece, che siccome la Cina è fuori dal 2020, non diamo una sprint race a Shanghai. Oddio, non è neanche un brutto circuito, Sì, può essere un'ipotesi, però allora lì decidi di puntare più sui nuovi mercati che sulle piste storiche, almeno per le sprint race. Però va detto che vai a penalizzare il pubblico europeo. Lo so, però alla fine purtroppo il mercato che ti dà più soldi è... adesso tirerò forse una provocazione, è quello extraeuropeo a tutti gli effetti. Vabbè, è chiaro, Liberty Media sta cercando di evangelizzare l'unico continente che dove ci sono tanti soldi, ma che la Formula 1 gli piace o non gli piace, ovviamente sono gli Stati Uniti. Sì. Chiaro, adesso me l'hai portata a Las Vegas, lo vedremo come andrà a Las Vegas, però l'abbiamo già visto negli anni passati, soprattutto negli anni 80, hanno corso ovunque. Esatto. Di circuiti permanenti veramente pochi. Correva da Watkins Glen, che era un bel circuito, però dopo la morte di Sever hanno voluto cambiare. Ci hanno provato Indianapolis con risultati miserrimi. Cioè, l'unico dove ha fatto veramente presa è Austin. Gli altri circuiti sono talmente di vecchia tipologia che la Formula 1 attuale non... Oddio, sarebbero ricchi di fascino, perché magari vederli a Road America non sarebbe neanche una brutta pensata. Il problema è che diventa complicato. Comunque, vedremo un po' il da farsi. Io direi che ci possiamo anche fermare qua, perché comunque di notizie ce ne sono veramente poche. Questo calendario, adesso poi vabbè,
Le sprint race penso che le sapremo addirittura nel 2024, perché non penso che le annuncino adesso, anzi ne sono certo, anche perché comunque più di metà del campionato in corso deve ancora disputarsi. E abbiamo ancora ben tre sprint race, perché una a Spa, una la fanno a San Paolo, se non sbaglio, la terza non so dove, però so che non so se la fanno in Torino Landa, andiamo rapidamente, velocemente a controllare dove faranno le prossime sprint race. Molto semplicemente abbiamo la gara di Spa, adesso vediamo se l'Olanda alla sprint race, ovviamente no, vediamo un po' se, ah sì, la sprint race c'è in Qatar alle 19:30, dai, almeno è un orario decente, e l'altra è chiaramente a Interlagos, quindi le prossime tre, Spa, Los Island e Interlagos. Va bene ragazzi, dai, ci possiamo fermare qua. I prossimi appuntamenti con la Formula 1 tra due settimane in Ungheria. Domenica prossima invece, nel prossimo weekend, commenteremo la Formula E per i Double Ender da Roma e la IndyCar in quel di Toronto, domenica sera. Io quindi ringrazio il nostro esperto di strategia, il nostro coach, il nostro Christian. Ciao cari, esperto di che? No, no. Vabbè, al posto di De Giorgio, ormai sappiamo che lei è il nuovo... Sì, no, è tutta colpa di Pino, il gatto filippino. Ecco. Il nuovo vice, lo capirete durante la puntata di Volley Click di questa settimana. Esattamente, lui si è affidato a Pino, il gatto filippino. Ormai... È tutto questo, è meraviglioso. Ragazzi, voi ridete, scherzate, ma il prossimo mese... saremo pronti con i mondiali di basket e pallavolo, ragazzi, ci sarà da divertirsi. E inizia pure il campionato. Inizia pure il campionato, le squadre sono al lavoro, e per gli aggiornamenti sul calciomercato l'appuntamento è a venerdì con il nostro cast, che è il mio CEO, il mio Triple H. Seguiteci sui nostri social, Facebook, Twitter e Instagram, sul canale YouTube della Chiesa Live Wrestling, sul canale Viola di The Click Official e sul canale YouTube di The Click. Ma naturalmente saluto, ladies and gentlemen, the one, the only, the legend killer, the chairman of the board, the commissioner, Alan Socco. Quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere. Chairman nel senso di uomo della sedia. Sono l'uomo della sedia, come sempre, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere nulla dei nostri appuntamenti, perché sono tanti anche in questo caldo mese di luglio. Ricordatevi sempre che poi c'è Andrea Moda, ma soprattutto... Buonanotte e buone notte! Alla prossima! Alla prossima! Ciao!